La liturgia della parola di questa 17ª domenica del tempo ordinario vuole dirci come il Signore sazia ogni nostra fame. È proprio il tema del mangiare al centro di questa domenica, e in particolare del Vangelo, che secondo Giovanni apre il lungo discorso sul pane di vita. Io sono il pane della vita. Il Vangelo riporta questa nota temporale. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Una nota non di poco conto. Nota che chiude l'introduzione della scena. Gesù passa all'altra riva, lo segue una folla numerosa per i miracoli che Gesù compiva sugli infermi. Gesù sale sul monte, ipotizzabile che fosse il monte delle Beatitudini, e si siede con i suoi discepoli e vede questa folla numerosa che lo cerca. A differenza dei sinottici che annotano che era ormai giunta la sera e quindi la folla era ormai da tutto il giorno, che era digiuno, qui non c'è alcun accenno a questo e colpisce la domanda di Gesù a Filippo. Non come riusciremo a prenderci cura di tutti, ma dove potremo comprare il pane perché costoro possano mangiare. È bella questa affermazione di Gesù che parla di pane, un pane da comprare. Giovanni dice che Gesù mette alla prova Filippo e Gesù allude a un pane che non è in vendita e non dipende dalle categorie umane. Che cosa sono 200 denari di pane, neanche per un pezzo ciascuno? Un pane donato, non comprato, un pane senza misura. E Andrea getta in modo sorprendente le basi per il miracolo che innanzitutto è sempre un miracolo di amore. Forse in quella espressione di Andrea c'è l'intuizione di qualcosa, ma non la comprensione. C'è qui un ragazzo che ha 5 pani e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Questo ragazzo anonimo ha fatto sapere ad Andrea di avere qualcosa da condividere, anche se sembra una follia soltanto a dirlo. 5 pani per 5.000 uomini. Gesù sapeva cosa stava per fare, ci dice l'Evangelista Giovanni, ma quel poco è messo a disposizione da un ragazzo. Senza quel poco, l'abbondante non sarebbe stato possibile. È la sinergia tra Dio e l'uomo. Dio che non fa nulla senza qualcuno che gli dica di sì. Quel pane allude al pane eucaristico, Gesù che si spezza per noi e cerca quel poco in noi disponibile a lasciarci raggiungere dalla vita eterna che è Lui stesso che viene a fare comunione con noi. Renditi disponibile e vedrai meraviglie. Quel poco che hai, fosse anche una goccia, agli occhi di Dio può diventare il mare d'amore per fare della tua vita un capolavoro. Capolavoro per essere visto, toccato e usato dagli altri. 12 ceste di pane avanzate. Con Dio sai dove parti, ma non sai a chi arrivi. Quel poco messo in gioco diventa uno strumento di salvezza, senza sapere fino a dove può arrivare la potenza di Dio, ma con la certezza che se è potenza di Dio può arrivare dovunque. Siamo nati dalla decisione di un amore incomprensibile, da una luce che si fa toccare. A noi sembra una cosa impossibile. Beato chi sa amare e riesce a camminare nell'invisibile, dal buio più totale chi ci salverà?